E dunque, è un po' fresco, stai a vedere che il vento non entra nel microfono, ma non lo so. Allora, volevo parlare di realtà aumentata, non sono nel gruppo, sono sul mio profilo, perché qualcuno sicuramente magari si troverà a vedere questo video e dirà, ma perché parla di queste cose così assurde sul gruppo? Non sono sul gruppo. E dunque, la realtà aumentata, come la vedo io, è sostanzialmente una cosa che ha a che fare con la nostra percezione di quello che è reale e quello che no. Kant diceva che noi non possiamo conoscere la realtà perché la realtà non è, perché quello che vediamo è tutto filtrato attraverso i nostri sensi, non è detto che sia reale. Qualcun altro diceva che noi vediamo soltanto in parte, qualcun altro più rigoroso forse diceva che noi della realtà non possiamo vedere proprio niente e che molto probabilmente nemmeno esiste la realtà. Ora, già che la realtà non esiste, uno sforzo bello che si può fare è inventarne un pezzo. Per questo dicevo una realtà aumentata, perché tu prendi quello che c'hai davanti e lo aumenti. E come si fa? Guarda che bel cane! Ciao! Ciao, se si vede. Ciao, ciao! E lo aumenti. Come lo aumenti? Inventandoti un pezzo di realtà nuova. Cioè, beh, però non, se te lo inventi non è reale. Tu dimostrami che... Come devo dire? Dimostrami che i cani il guerriero o i cavalieri dello zodiaco sono meno reali di Ronald Reagan. Prova. Perché Ronald Reagan è vero e i cavalieri dello zodiaco no? In fondo, cioè, che cosa fa una cosa vera? Che fa? Una cosa vera la puoi percepire. Sì, però Reagan era reale, lo potevi toccare. Tu l'hai mai toccato Ronald Reagan? L'hai mai annusato Ronald Reagan? Certamente, ecco, quello è il prodotto di una comunicazione mass mediatica. Chissà se poi le cose che diceva Ronald Reagan le pensava veramente lui. Ha avuto più impatto nel mondo il cartone dei Cavalieri dello Zodiaco? O Ronald Reagan. Aspetta prima di rispondere. Dovessimo decidere. Mazza che trattore! Oh. Dovessimo decidere che la realtà è più impalpabile di quello che pensiamo, allora potremmo veramente immaginare di costruirne un brandello noi, pezzettino. Quindi, ecco, questo è l'invito. Se una cosa che hai fatto finora non ti è venuta bene, sicuramente l'hai fatta male, ma anche se una cosa che hai fatto finora ti è venuta bene, l'hai indubbiamente fatta male. Perché se tutto quello che hai fatto finora l'hai fatto pensando di essere un individuo determinato dal tuo passato, cioè dalle cose che ti sono capitate finora, viene meno, come si dice, l'attribuzione di scopo. Cioè, io non faccio una cosa perché sono Francesco Margherita, figlio di Tizio e di Tizia, che ha studiato sociologia, che ha fatto. No, io devo fare una cosa perché devo raggiungere un obiettivo. Pensala così. Perché molto spesso noi ci limitiamo tanto. E quindi non creiamo realtà aumentata, ci limitiamo a vivere dentro a quei confini che abbiamo, che percepiamo di avere. Ci stiamo chiusi dentro, sostanzialmente. Perché? È perché siamo fatti così. Perché
eccetera. Invece no, tu puoi decidere, perché dentro hai una libertà interiore sconfinata, tanto nessuno te la può portare via, la libertà interiore, anche perché fondamentalmente non interessa a nessuno, è tua. Hai dunque la libertà di pensare che se fino ad oggi hai vissuto e hai mosso le tue azioni in funzione di quello che sei, appunto prodotto di un passato tutto sommato dubbio, no? Di dubbia esistenza, una selezione, sarebbe interessante cominciare a cambiare obiettivo, quindi muovere le proprie azioni, quello che facciamo, in funzione di ciò che aspettiamo, in funzione di ciò che vogliamo raggiungere. E quindi inventi un pezzo questa realtà aumentata, eh? Altro che il cane di Google, che tu cerchi cane su Google e ti compare il cane in 3D che lo metti. Ha più senso parlare di realtà aumentata in questi termini. Se hai una realtà davanti agli occhi, aumentala. Inventati Paperino. E poi sfida chiunque a dimostrarti che il personaggio che hai creato, Paperino, Topolino, il tuo, sia meno reale di quelli che esistono già. Ok? Buon pomeriggio, buon fine settimana.